Buongiorno, domenica mattina, siamo al ghetto. Sveglia alle 8. Come sempre. Siamo al ghetto ebraico, precisamente al Portico d'Ottavia, a provare una delle pasticcerie kasher più buone di Roma. Dolcetto di Pasqua ebraica. Che bello! Aspetta, no, la famo completa. Azzimo, uvetta, pinoli, arancia e limone. Pizzarella. Che belle queste cose. Io penso che questa di non averla mai mangiata. Ora la faccio assaggiare, farla un po' freddare perché sennò. Questo è l'impasto. Che c'è dentro di preciso? Pane, azimo, uvetta, pinoli, arancio, limone, miele. Quattro volte t'ho detto. Sono di goccio io. È vero? Confermo. Mangiamo se sta frittellina, va. Com'è? Buono. Bollente? Perché è appena fritta. Bella sognosa, però è molto delicata. Buona. Ma gli hai fatto la spesa? Ci hanno dato due cose tipiche. Ma guarda, cioè, fammi vedere quanto è grosso sto vassoio. Sì, è. Più grosso di te. E il problema sarà mangiarlo. Ma è pesante? Insomma. È meglio così, meglio così. Ora stiamo andando nell'altro loro punto vendita, sì. E soprattutto nel laboratorio, sì. Facciamo un salto spazio temporale dal ghetto a Portuense. Produciamo per tutti i nostri punti vendita. Ma senti, ma sti lingotti d'oro, questo è stato portato via o? È stata una festa molto importante a Gecchio, la torta erano i lingotti d'oro. Spesso siamo anche dentro casa Totti. Ah, e trovi anche su YouTube tutti quanti i video fatti delle nostre festicciole fatte dentro casa Totti. I romanisti saranno contenti. I romanisti saranno contenti sicuramente. I reazioni non mi guardano il video. Tutta questa azienda nasce da una grande passione di mia moglie che fa i dolci da quando è piccola. Mia moglie ha sempre lavorato nella moda, aveva un'azienda di famiglia, lei si occupava del design, ha sempre disegnato molto bene e ha sempre avuto una grande manualità. Quindi ha unito l'estro della propria manualità con l'estro del saper fare dolci. È capitato di poter rilevare un'azienda e abbiamo continuato con questo estro di mia moglie crescendo, che oggi siamo presenti nel mercato romano abbastanza in maniera importante e siamo diventati anche fornitori ufficiali di svariate famiglie di VIP. Vabbè, direi che ora tra i VIP ci sono anch'io. Assolutamente sì. Eppure oggi dieta, domani il diabete mi farà venire diabete. Ma ti preoccupa che mi magno io? Tutte queste storie. Però se sveglia a 8 di mattina non se le apprende, capito? Ma perché, che faccio? Ti lascio andare da solo. Guarda che bello che so. Senti, vogliamo spiegare prima al volo
La particolarità, essendo dei dolci kasher, sono fatti tutti senza burro, senza latte, e sono alcuni veramente caratteristici, tipo la pizza ebraica, si fanno in alcuni giorni della settimana. Ci hanno dato anche due biscottini, che sono i loro due biscottini secchi, che si chiamano Ginetti, uno classico e uno con le gocce di cioccolato. Che io mi mangio quello con le gocce di cioccolato e te quello classico. Come al solito. che hanno la particolarità di essere fatti con l'olio. Sono proprio i pezzi di pisciola. Buono. E soprattutto la frolla sotto è molto croccante e non è per niente pesante. No. Cioè si sente che sono senza burro. Buono, buono. Buono! Beh, questo è più goloso. Qui mi piace più il fatto che ci sia più ricotta. Il cioccolato è uno strato fino fino, però si sente, sta benissimo. Si sente al punto giusto, dal giusto equilibrio. Sembrano i dolcetti, quelli siciliani, quelli fatti in pasta di mandorla. Assomiglia molto a quello, buono. È vero. Con sopra tutte le lamelle croccanti di mandorle tostate che spezzano il dolce. Anche il pistacchio si sente. Però non troppo. Cioè non prevale la mandorla. Prevale la mandorla, sì. E ora andiamo con il più caratteristico. Questa pesa almeno 2 kg. Con la pasta di mandorle, le mandorle, l'uvetta, i canditi e un po' di vino. Dentro è strapiena, ci cioè, sono mandorle, canditi, tutti i colori, verdi, rossi, uvetta. Cioè proprio bella. E nonostante sia pasta di mandorle, c'è l'uvetta, ci sono canditi, non è dolce, raga, per niente. Buona. È particolare. Buona vera. Perché comunque c'è un sacco di roba dentro. Ma è molto equilibrata insieme. Dovevi più roba. È pieno di roba. Estate, raga, da marmare. La crema è fatta senza latte ed è fatta con il latte di riso, sempre perché stiamo parlando di prodotti senza latte. Vabbè, la frolla è sempre quella, buona, per tutte queste crostatine che avete visto. La crema è molto delicata. È molto delicata, sì, ci sono i pinoli anche all'interno. Personalmente la torta della nonna mi piace quando ci sta più crema, però comunque si sente, cioè molto anche questa delicata, equilibrata. Questa rimane più biscottosa. Esatto. Più proprio crostata. Io comunque penso quelle frittelline che abbiamo mangiato me le sognerò di notte, ragazzi. Cioè sono troppo buone, sì. Valgono il viaggio. Devo dire che la cosa più buona che abbiamo assaggiato oggi, oltre le due crostate con la ricotta, anche la pizza. Ah, la pizza ebraica pure. E poi, oltre questi tre, le frittelle che abbiamo mangiato calde calde, che avete visto all'inizio. Buone, quelle erano buone vere. Mi ricorda tanto le frittelle, quelle di San Giuseppe che fa la mia mamma. Quello buona, con l'olente e il riso, sì, buona. Dopo che mangiamo tutte queste cose, invece cosa vado a fare la cacca? Tu sai che questa parte andrà su YouTube? Cosa vai a fare dopo? Te pensi che sto a fare solamente riprese? Io prendo tutte le cazzate che dici. Non lo dico più. Simona nella quotidianità mangia i dolci e fa la cacca.